Produrre energia dai fanghi di depurazione, l'obiettivo di Acquedotto Pugliese, attivato a Lecce un impianto di nuova generazione che punta ad una maggiore tutela dell'ambiente. Sentiamo. Energia dai fanghi di depurazione, fino ad oggi considerati un rifiuto di cui sbarazzarsi. Una vera e propria sfida, quella che ha portato l'Acquedotto Pugliese ad attivare presso il depuratore di Lecce un impianto di cogenerazione energetica alimentato dal biogas prodotto dai fanghi. Una scelta per la difesa e la tutela dell'ambiente da parte di AQP, con un risvolto economico non di poca importanza, visto che grazie alla produzione di energia elettrica ottenuta dal trattamento dei fanghi di depurazione, l'impianto in località Ciccio Prete diventa praticamente autosufficiente, riducendo al contempo i quantitativi di energia prelevata dalla rete elettrica. In un solo mese di attivazione il risparmio è stato calcolato pari al 50%. L'obiettivo è quello di arrivare alla completa autoproduzione, quindi non assorbire più dalla rete nazionale, quindi arrivare al 100% di autoproduzione. Se pensiamo anche che all'interno di questo impianto abbiamo un impianto fotovoltaico da 16 kW, ben presto riusciremo a raggiungere la completa autosufficienza all'interno dell'impianto di depurazione. Addirittura qui là potremmo spingerci a pensare di distribuire l'energia elettrica all'esterno.